Allora, questo invece dovevo cercare di Binbir. Torniamo alla strega fake biondo. Oh, parte 3. Le cose hanno preso una piega veramente spaventosa, cari lettori. Cioè, mi sei messo a scrivere qua. Certo. Che figo. Sto a pochi passi dall'inizio di una nuova era per il mondo occulto. Nulla sarà come prima. Mi chiedo se sarà perfino possibile tradurre in parole il significato di dove sono, di dove sto io adesso. Preparatevi per un reportage come nessun altro, perché io adesso sono all'interno della maledetta scuola, dentro la Evelynost Elementary. È tutto grazie alla mia assistente di alte doti, Nausa Enoki, te vedrai come ti concia. Molti di voi conosceranno il suo nome. Ha l'abilità di comunicare con gli spiriti, ed è grazie a queste connessioni che una via è stata trovata. Un modo di accedere a questo luogo sacro. Sai un cazzo, satanico vorrei dire. Assieme al mio fedele cameraman Taguchi. Che figo anche lui. Vabbè. Ho fatto uso di questo metodo per vedere questi corridoi maledetti con i miei stessi occhi. Ho messo piede in un edificio scolastico che non dovrebbe più esistere. Una proibita terra dei morti. In addizione a questo articolo, Taguchi e io faremo anche delle ampie riprese video. Non abbiamo un chiaro piano di attacco, quindi semplicemente esploreremo e riprenderemo. Cosa succederà di noi in questi corridoi dilapidati? Quali segreti scopriremo? Riusciremo a scoprire la verità su ciò che è accaduto qui? Non riuscirete. O comunque non vi servirà un cazzo. Sembrerà strano in dei dintorni così macabri, ma non riesco a evitare di sentirmi eccitato riguardo a ciò che ci aspetta. Sicuramente, cari lettori, potete capire come mi sento. Sinceramente spero che voi aspetterete con ansia il mio prossimo installamento con il respiro sospeso. Per adesso, comunque, devo mollare la penna. C'è lavoro da fare. Devo raccogliere prove di questa escursione dimarichevole. Dato che presto sarò... Aspetta. Sarò considerato un testimone vivente della morte. Cazzo, che figo che era quest'uomo, mi è caduto me. Peggio di Piero Angela, Piero Angela occultista giapponese, quest'uomo. Cioè, il mentore di Nao, lo scrittore occulto, Kouki Bikia, reporter investigativo. Sì, si può chiamare così, sì. un ricercatore dei fantasmi del genere. Mi chiedo se sia qui da qualche parte. Un po' decomposto, magari. Non voglio parlare male di lui. Ma sembra che abbia sempre pensato a Mao come la sua gallina dalle uova d'oro. Ma sì, così ha fatto per ammazzare una lima, certo, è certo. Ovviamente è venuto qui soltanto per mettere le mani su un grande scoop. Quell'uomo risveglierebbe i morti se ci potesse scrivere qualcosa. Ah, e allora? Ha ragionissima. Cazzo vuoi, stronzo? Non sono tutti come te che parlano con gli spiriti solo perché si divertono, eh? Cazzo, almeno lui ci faceva i soldi. Mica perché gli piaceva. Non avevo realizzato che quella tizia con gli occhi da pesce morto avesse un mentore. La scelta di parole nell'articolo suggerisce che è venuto qui di sua spontanea volontà. Nao l'ha fatto sembrare che sia stato lo stesso per lei anche. Cioè, che sia venuta anche lei di sua volontà. Eppure il primo fantasma blu, quello mitico fantasma di Alberto Angela, quello ci ha detto che qui sono stati tutti presi per la maledizione dei bambini. Ma la ragazzina Yuki ha detto che non era responsabile. Quindi l'unica spiegazione possibile è che siamo stati portati qui per il catismo di Sachiko. Perché l'avete sbagliato? Quindi l'unica ragione per cui siamo qui è perché abbiamo fatto arrabbiare Sachiko. Ma sì, ma certo, cazzo, l'avete fatto incazzare, chissà cosa avete fatto.
Madonna, che puttane ore c'è cicco di merda. Se solo avessi fatto più attenzione al blog di Nao. Infatti sei un idiota anche te, però. Se solo avessimo fatto nel modo giusto l'incantesimo. Impara a non fare più gli incantesimi di merda. Shinozaki. Non riesco a doppiare un coso che così è condiscendente questa stronza. Dio caro, non l'hai già pestata a sangue tre volte, minimo. Pensavo solo che saremmo potuti essere amici per sempre. E io non c'ho bisogno di incantesimi. Guarda le main six, cazzo. Come facevo a sapere che qualcosa di così orribile sarebbe successo se avessimo fallito? Ma che cacchio di incantesimo è che ha un rischio del genere, comunque? In tutto il tempo che ho lavorato con questa roba, non ho mai... Cioè, sempre la prima volta. E comunque non incolparti troppo, Shinozaki, eh. Non potevi saperlo, nessuno di noi poteva immaginarlo. Sei troppo buono te, cazzo. Dio, dovete essere miei amici, mi spiace. Suzumoto, Shinohara. Tutta colpa mia. Tutta colpa mia. Shinozaki. Look at times. Oh. In una parola. Questa porta? In tre. Oh, finalmente! Non è chiusa. Cioè, roba di qualsiasi religione organizzata e credo che credenza pagana. Cioè, ci sono anche le invocazioni ad un culunculu lì per chiudere la porta. Che dio degli Zulu, non mi sono inventato niente. Che bello. Un culunculu è il dio degli Zulu. È vero, fa pure di... Cerca su Wikipedia se non ci credi. Ti immagini adesso guardiamo, ci sono tutte dall'altra parte tutte le varie divinità che hanno chiuso la porta. Apriamola! Cazzo, siamo i primi a vedere tutti gli dei insieme. Che figata. E dato che non dovrebbero neanche mai insultati direttamente, non dovrebbero farci del male. Vabbè, ah, c'è parlata questa. Voglio. Non è che possiamo andare da molte parti. Bisogna scendere. No, niente pentagrammi satanici per ora. Ah, questa non è cambiata la musica. Quando cazzo andiamo adesso? Grazie. Ma come sono apparsi nuovi scheletri adesso che si è ritrasformata la scuola? Ma non lo so, magari erano stanze che non potevamo visitare prima. E sono caduti giù dal soffitto. Ah già, che sì, l'avevamo già letta questa. L'intelligenza dell'impero del Giappone. Cazzo è? C'è un piccolo note sul pavimento, lo raccogli? Grabbiamolo. Quella... firma. Quella firma è di Nao. Come tutto carino. Kawaii. Ritrovamenti, dice. Sono proprio... non voglio sbirciare, ma sono troppo curiosa. Cioè, ti frega adesso di non sbirciare. Tanto è morta. E viene trattati da cane comunque. Ok, apre che... c'è un... qualcosa di miniaturizzato. Ci sono ancora un po' di carte con... ricoperte di parole scritte... a merda. Sì. Ma c'è spazio per altro. Note di Nao, 1 su 5. Esaminazione di spazi sacri, file 01, terapia fantasma. Word di... Aspetta. Chirurgia al cuore. Pendenza di investigazione. Esaminazione di spazi sacri, file 02. Prefettura K, Evangelist Elementary School. Investigazione in progresso. Metodo d'ingresso ottenuto. Devono esserci due o più partecipanti. Metodo di uscita ottenuto. Dobbiamo avere più informazioni e pianificare molto con cura. Ma può essere fatto? Incontrata fiera resistenza spirituale quando stavamo semplicemente eseguendo delle ricerche nella proprietà Shinozaki. Metà destra del body del corpo paralizzata. Orecchio sinistro che fischia. Sfere visibili in fotografie. Influenza confermata. Severa confusione, nausea e bloody BM sanguinosa, non so cos'è BM. Registrate. Sì, i sintomi rimangono per settimane. Porca puzzola. Pericolo significativo è chiaramente presente. La prossima investigazione metterà la gente a rischio. Potrebbe essere meglio lasciare il signor Kibikibe indietro. Cosa dire indietro? Da parte. Sembra che sia ritornato a mani vuote anche oggi. Quante volte è successo con questo com'è che si chiama, con questo editore? Scrive pezzi così interessanti ma non riceve mai credito. Sono troppo stupidi, non lo apprezzano.
poverino, non riesce a riposare un attimo. Ma tutto ciò cambierà quando il prossimo articolo sarà pubblicato. Farò tutto ciò che posso per aiutarlo a ottenere il riconoscimento che merita. Sì, sì, e dopo lo ammazzerai anche. Nao continua a postare queste esaminazioni dei posti sacri nel suo blog. Quindi deve esserci un po' dei dati che ha collezionato. Non pensavo che avrei letto in questo modo la sua ultima novità. Avrei voluto incontrarla in circostanze un po' più normali e magari fare amicizia con lei o roba del genere. E farmi passare da lei il suo libro, così che potrei leggere le ultime novità con il suo permesso. Con il suo permesso. Io al posto di trovarle così per caso. Ma che te ne frega, tanto era tu uguale. No, è sempre stata la mia eroina, la persona che ho ammirato di più. Madonna, infatti si è messa male. Ah, e si è aperta. No. ma noi non possiamo entrare nell'intelligenza segreta del Giappone. Tutti i trepassatori vanno puniti. Qua? Blam! Anche qua. Quelli che vanno oltre l'armadio saranno espulsi. Ok. Sì, adesso stiamo passando ai messaggi folli. Folli, frutti, folli. Esatto. Finisce la musica, brutto segno, sempre e comunque. Ah no. Che fuck shit. Scheletro rimani. Ah no, questo l'ho già guardato. Toh, che ridere. C'è quella la nostra scritta o è proprio cambiato tutto? No, non c'è più. Cazzo, ha proprio distrutto, cambiato tutto quanto. Lei che contiene? Amo. Perché compaiono ovunque messaggi sull'intelligenza del Giappone? Sono impazziti gli spettri. Che cazzo è? Adesso scopriamo che c'è sotto in realtà l'intelligenza del Giappone. Ah, un altro. Note di Nao, 2 su 5. Ho tenuto un esame finale oggi, quindi sono andato a scuola per la prima volta in un po' di tempo. Sembra che quando non c'ero, Kibiki è venuto a Heavenly Host senza di me. È troppo pericoloso, non abbiamo abbastanza dati, ha detto. Provando a giustificare perché... tentando di giustificare il suo sgattaiolarmi dietro le spalle. Il suo assistente Taguchi probabilmente l'ha portato a questo. Ma cosa che non coglione Taguchi? Gli ho dato tutti i dettagli su come ritornare a casa ed è un processo abbastanza semplice, ma non posso non preoccuparmi comunque. Ad ogni modo, il blog è stato updateato e mi sento male a portare la mia amica Sayaka in questa faccenda. Ma è tempo di immergersi testa in avanti dentro questa faccenda e scoprire veramente che cacchio c'è dietro a sto posto. Cos'è questo sangue? No. Cosa potrebbe essere successo prima che morisse qui? Lo stiamo per scoprire. Oh, salve pentagramma, ma non ci serve al momento. Non c'è un cacchio. Come facciamo? Dobbiamo cambiare, per forza. Altre stanze dove non siamo andati ce n'erano. Sì. Beh, qua. No, qua non si può. Qua, sì, però qua è leggermente visibile che comparirà un ponte prima o poi. Sì, vedrai. Troppo pompante sta musica. Oh, salve. È comparso? Sì, è comparso. Infatti, ma bisogna girare al cazzo, ti conosco tutte. Qui dettaglierò la dovuta osservanza dello spello di Sachiko Shinozaki. Così come un mezzo di ritorcere i suoi effetti e tornare a casa. Pader, cosa vuol dire tipo doppio giochista? No, non può essere. Cos'hai letto? Non lo so. Non ce lo dice! Che strano, cosa cazzo c'era scritto? Parla subito! Che c'è scritto? Ah no, non è che vale! Non posso ricompare qualcosa qua? Mamma. Sta qua legge. Ma quando è che abbiamo salvato l'ultima volta? Boh, salva. Sta qua legge non ci dice un cazzo. Cazzo. Mamma. Ok,
Perché non è che se li leggiamo tutti c'è un bel ending? Ma va. Bisogna leggerli tutti. Buono, buono. Penso io. Cioè, in questo caso, cioè, servono per capire la storia, non è che non puoi leggerli. Salve. No, quello di Kibiki. No, ho sbagliato. Non si passa, i trepassatori saranno espulsi. Pensa al tuo futuro. Xiti Garba ti sta guardando. Tutto Giappone ti sta guardando. Pianta di trepassare. Che cazzo è? Non devo trepassare. No, non posso neanche. No, non vuoi. Hanno rotto il pavimento per non darti possibilità di peccare. Vabbè. Chi cacchina che scrive quelle cose? Qui c'è lo spettro di qualche colonnello pasto ormai dentro. Non ne ho idea. Vabbè, allora direi che non possiamo fare molto altro, quindi salviamo ancora per non che non si sa mai. Giusto. Aspetta, appunto. Facciamo. Passo, saluto. Qua me la ricordo ancora perché ero rimasto troppo traumatizzato. Qua secondo me c'è il grande eroe. No. Ti prego, no. Zero grande eroe. No, non si può neanche controllare i cessi, dai. Che shit, fuck. Che cesso di posto. Avranno detto, vabbè, a sto punto non è che gliene frega più di controllare ogni cosa. A sto punto non è che saranno completamente bloccati. Oh. Cosa? Ah no, vabbè, possiamo scendere per la scala. Era sorpresa barra riflessione quel verso così. Circa. Sì. Ok, salve. Scendiamo dalla scala, vaffanculo, a sto punto. YOLO! Ah, proprio adesso sì. Ah, non ci passiamo neanche più in mezzo, ce ne frega, me ne merito, shit, fuck. Oh, c'è un notebook. È del custode. Il tour del confinamento è stato cancellato. No. La safetà del... No. La sicurezza no, dei... La sicurezza degli studenti non può essere garantita, ho detto. Di quelli confinati. Mi scuse a quelli che sono già stati confinati. Prego perché la vostra buona salute continui. Cosa? Cos'era sto confinamento? Non ho capito. Meglio non scalda? Pensare. C'è sempre. Ha visto giorni migliori, ma... Un po' come blu. Ha visto giorni migliori, ma non si arrende. Vabbè, qua... Maradona, breve. Qua siamo già stati e non mi pare ci si fosse stato molto, allora andiamo di qua. Noi troviamo gli scheletri nuovi, gli altri no. Yuki! C'è un po' troppa roba per me. Allora direi che scopriamo il prossimo avvenimento. E poi schiudiamo, dai. Dai. Questo non si dice cose, dove piedistalli? Oh, c'è un nuovo cadavere! Era che bello fresco quello lì! C'è un piedistallo vuoto contro un muro, con una... con uno slot... Ah, con un buco strano circolare in cima! Dovremmo trovare qualcosa per far aprire qua una porta? Direi io quello per ficcarci giù, ma è volgare, non ci sta. Oh mio Dio, cosa ci fai qua? Come direbbe io Toby, oh mio Dio! Quando è un MV di YouTube. Ottimo. Non possiamo passare anche se hanno speticciato. Sì, via sempre aspettaci tu. Ah. Grazie. Cioè i rimedi scazzo qua intera praticamente, oh, poverina. Adesso bisogna passare agli altri. Anche se siete in trappola, ricordi domani. Il domani è formato da ieri e oggi. E tutto può fluire in perfetta armonia. E spellete tutti i cazzo di trapassatori! Cosa c'entrava? Cosa c'entra? Cioè, pensa al futuro, è formato da ieri e domani. E sparano tutti i trapassatori! Vabbè. Cioè, non ho capito. Sì, ma veramente, sono cambiati tutti i messaggi, adesso parlano di trapassatori che vanno espulsi. Ma... confinati. Che cazzo è che le scrive? Voglio saperlo. È un idolo che le scrive, cazzo. Ma saranno quelli dell'intelligence del Giappone, lo so. Ma sarà il bidello che fa parte dell'intelligence del Giappone. Probabile. Non cazzo dove era il ponte qua che si è formato. Ah, io ti avverso sto andando a caso, eh. Andalo qua! Oh, però mi ricordavo che era con loro. Osa. Cosa cazzo? Sbaglio, è comparso il lago su un metro lì. Ah, oh, un ID tag. Salviamo. È di Yuya Kizami! Amico. Ecco perché è morto, l'aveva perso! Aveva perso la targhetta, Kizami! La porta è chiusa. Ciao, Yuya! È sangue! Ma no! Cristo!
È entrata la puttanella. Dato che diciamo salviamo. Ho già salvato prima. Cioè, salva, però, non voglio rivedermi la scena. Chiudi. Io non terminerei anche qua la parte. Mi raccomando, continuate a seguirci, che qua è una puttanata dietro l'altra, signori. Mi raccomando, stiamo arrivando alla conclusione. Sempre più pompati, siatelo anche voi. Attenti ai jumpscare. Arrivederci. Arrivederci.